Torna a sparare e a uccidere la camorra nei comuni a nord di Napoli. Poco dopo le 12, un commando è entrato in azione ed è esploso numerosi colpi di pistola contro un pregiudicato, Gennaro Amaro, morto all'interno del Parco Verde di Caivano. I carabinieri stanno ricostruendo i suoi rapporti con la criminalità organizzata e l'eventuale appartenenza a clan camorristici. Il Parco Verde è un rione ad alta densità criminale dove i clan dell'entroterra a nord di Napoli spacciano droga. L'uomo, originario proprio di Caivano, era stato arrestato nel 2005 dai carabinieri dopo un periodo di latitanza. Doveva scontare una condanna a 12 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. Il pregiudicato fu individuato dai militari della compagnia di Castello di Cisterna in uno stabile di via Circonvallazione Ovest a Caivano. Nel vano ascensore dell'edificio furono trovati un fucile calibro 12 a canne mozzate, un giubbotto antiproiettile, una pistola calibro 8 modificata e 36 cartucce. Questo fa ipotizzare che fosse legato non solo ai traffici di droga, ma anche che avesse un ruolo specifico nell'organizzazione criminale che gli attribuiva la responsabilità di custodire armi e munizioni.